Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Ok, allora sto allattando Pia prima di alzarci dal letto. I bambini dormono quasi ancora tutti, tranne Gabriele che si è alzato e è andato giù. Adesso poi ci alziamo anche noi. E niente, andiamo giù, facciamo colazione. In questo periodo un po' così non è che c'è tanto da fare, dobbiamo stare in casa, quindi. Oggi è brutto, fuori piove e quindi non possiamo neanche uscire a fare una passeggiata. Però ieri e l'altro ieri siamo usciti qui nel paese, siamo stati praticamente in mezzo alle vigne. E abbiamo fatto 7 km sabato e 6 km ieri. Ho le gambe distrutte, anche i bambini. Vabbè, adesso vado a finire di allattare Pia, mi fa male il collo. E poi andiamo giù a fare colazione. Ci vediamo dopo. Tutto e non stavo filmando. La vedente mi devo mettere ancora uno. La pentola con le verdure, ho messo carote, patate e zucchine perché stasera vado a fare il polpettone e ho le polpette. Ancora non ho ben deciso che cosa farò, comunque qualcosa che c'è la carne e le verdure, e dopo vi faccio vedere com'è che lo preparo, come lo condisco Allora, anche. niente, quindi in pratica adesso aspetto che le verdure cuociano. Intanto, ho fatto andare la lavastoviglie con il cura lavastoviglie che aveva bisogno di essere lavata. Abbiamo messo un po' in ordine in sala. Tanto avete visto, tanto che Pia giocava, noi mettevamo in ordine. E niente, Gabriele sta facendo qualche altro compito. Questo è Manuel che gioca e fa casino. E io devo piegare degli altri panni come se quelli di stamattina non fossero abbastanza. Comunque, i bambini, anzi, Manuel e Sabrina, oggi, cioè stamattina, sono andati su e hanno messo a posto i vestiti che ho piegato stamattina. Quindi adesso vado perché sennò si fa tardi e non riesco a fare tutto quanto. Dopo, appena le verdure sono pronte, vi faccio vedere come preparo il polpettone. Eccoci pronti per fare il polpettone. Quindi, le verdure sono cotte, adesso le metto un po' per volta qui e le schiaccio. No. Vabbè. Ah, dai, ma la faccio prima anche io. Vai,
portatela di là, mettete la coperta giù e portatela di là. Dai. Non dire le parolacce, Giana. Va bene. Sto preparando un polpettone, come dice Stella Rubia. Io non dicendo per il polpettone. Avevo delle verdure in frigo da far andare e la carne che ho scongelato e quindi ho pensato di fare un bel polpettone. Cosa c'è da fare? È vero TikTok che si è scongiato così? Sì. Mamma, posso andarci in avanti? Dili di andare a fare quello che deve, così poi si pulisce e vai, state dietro a Pia, per favore. Vabbè. Neanche il bacino posso preparare. Io sto piangendo. No, non va bene. La carne tritata è di... aspettate che vada lì. Fesa di tacchino. Mi servono le uova, Gabi. Appena può. Ma no, quello già aperto. Prendimi quello già aperto, me lo porti qua e poi vedo io nel mentre. Dov'è andata? Questa qui è come l'altra punizione, una punizione seria. Gabriele, per favore. No, te lo voglio solo chiedere. Medici, lasci il piede, medici, medici. Melina, non si può accusare da così. Ops, è gigante questo. 3, 2, 1, vabbè. Ok. Il mio amico, mamma, ci parlate, posso dire una cosa? Vai a mettere a posto. Sì, ok, ma il mio amico l'ha abbandonato e poi l'ho trovato che stava giocando in una riscaldata. Va bene, ho capito. Sì, non siete uguali. Non so che cos'è, non si può piangere. Dai, ti metti però. Qui ho trovato della granella di frutta secca e ce la metto dentro. Adesso prendo il pan grattato senza glutine e ci mettiamo anche. Questo qui è il pan grattato, quello nell'Eurospin, se non sbaglio. Comunque mi sembra di sì. Ok, iniziamo a mescolare e poi vediamo se... Io, l'assistente Sabrina, ci potrei dare una mano? No. Ci puoi tutte con le zucchine? No, non sono zucchine. No. Vedi che hai visto le fanno le schiacciate? Non erano zucchine, era un cetriolo. Teglia per il plum cake. Allora, cosa vuoi? Era stupida, questa qui è mia. Teglia per il plum cake, mamma mia. Nel forno? Fai bene da queste due, mamma. Quella più piccola. Quella più grande. Quella più grande? Sì. No, quella più piccola. Io ce ne metto ancora un po'. Come vedete vado a rosso. Sì, devi prendermi un foglio di carta forno perché c'è. Ce lo devi mettere dentro. Ok. Mamma, è troppo tanto. Ma cosa dici? Ma no, va bene. Adesso bisogna levare tutta la roba dentro il forno. Mettendola bene, se no. Metto la carta da forno nella teglia. È così facile, ma non da fare. Come? Questo cosa? Un polpettone? Sì. Ok. Allora adesso ci verso dentro il composto e lo modello un pochettino. Bolivia! Ma vedo che andava bene anche l'altra teglia. Tanto non l'ho sporcata la teglia. Perché
però mi devi aiutare perché viene troppo alto, poi ci mette 16 anni a cuocere. Che faccio adesso, ma lo prendo qua? Sì, e lo spostiamo in un'altra teglia. Ok, vai. Va bene, poco poco. Ecco, vedete? È leggermente più grande questa qua. Dino, Giada, questo finto telefono ci vuole ignorare. Vabbè, tanto non è per niente, ma è così. Mamma, ho levato tutto, adesso cosa faccio? Beh, niente, adesso dobbiamo aspettare un attimo. Posso modellarlo? Io voglio farti tipo sopra tanti cuori. Ma che cuori e cuori? Sì. Giada, Sabrina, le vai a dire di non urlare, per favore? Subito. Ecco, adesso ti faccio le narine così, con la forchetta. Perché non le fai più in dentro? Tanto per... E poi le facciamo anche per così. Io volevo farci sotto un cuore. Secondo te non va bene? Un po' distanziate, sennò le altre non si vedono più. Rifacciamole. Così. E poi sotto le lascio un po' per quelle. Lì. No, e poi le devo fare distanziate, così si vede. Io le vedo. Adesso la prendo, ho finito. Le vedo ancora quelle dritte. Adesso? Non fai nessuna torta. Ecco. Nessun biscotto. Ecco fatto. Adesso aspettiamo che il forno si scalda. Beh, te dobbiamo aspettare che finisce la lavastoviglie. La asciugatrice, ce la faccio? Appena il forno è caldo, lo inforniamo. La temperatura sarà 200 gradi. Il tempo all'incirca 40 minuti. Comunque ve lo lascio scritto in sovraimpressione il tempo giusto che deve cuocere. Ci vediamo dopo, adesso vado a prendere Pia. Intanto che cuoce il polpettone, ho questa sfoglia di pasta frolla e faccio una crostata. Pensavo con la marmellata di arance, ma poi non so se la mangiano tutti, quindi adesso vediamo cosa riesco a trovare. Si sta chiamando. No, ho trovato questa, che siccome i pezzi così non la mangiano, ma nella crostata sì, allora adesso cerco di aprirla perché non si apre e ce la metto dentro. Oh, aspettate che mi sono dimenticata la luce. Ecco, così va meglio. Oh, come vedete qui dei puntini della forchetta, così bucherellato un po' il fondo. Adesso cerco di aprire la marmellata e ce la mettiamo sopra. Giada, comportati bene. Dove la pizza? La pinza, la pappagallo, dentro alla borsa degli attrezzi. Quella enorme blu. Sempre lì. Quella che avete dato a me l'altra volta. Abbiamo dato la pappa l'altra volta. Ok. Così almeno la facciamo andare, prima che vada male, che ce l'hanno. No, quella lì piccola. Quella piccola, hai detto papà, è gialla quella piccola. È grigia. È grigia gialla. Vabbè. Grigia. Fate rientrare Mimì e Cocò. Mami, è quella, si tranquilla. Okay. Adesso taglio un po' il bordo. Vabbè, vi faccio vedere, faccio prima, che senza starvi a raccontare tutto quanto. Scusate, i cani? Questo invece è il mio telefono, che in questi ultimi giorni suona peggio che... Mi serve un po'... Ai, ai, piedi la mia! Adesso, eccola, ribaltiamo un po' così. Ma sì, non è mica una ricetta, è una cosa tanto per far andare la roba che ho nel frigo prima di andare a fare la spesa. Perché visto che c'è il decreto di non uscire, allora cerchiamo di tirar giù la dispensa. Cioè, non tirarla giù nel senso di buttarla giù, nel senso di far andare la roba che c'è prima di andare a fare la spesa. Anche perché ci deve essere Maurizio quando vado, perché non posso lasciare i bambini da soli. E così. Adesso ne aggiungo un pezzettino qua che si è rotto, ok. Ok, adesso con questi altri pezzetti faccio, scusate non si vede, faccio delle striscioline da mettere lì, così poi la metto dentro al forno insieme al polpettone.
tanto sta sotto in confronto al polpettone, quindi non c'è pericolo. Li tagliamo, siccome è un po' spesso, io lo taglierei a metà. No, ce l'ho già, grazie. Non diciamo le parolacce. Mi metto qua di nuovo la crostata, così vi faccio vedere come la metto. Ho sbagliato, non dovevo tirarla giù, dovevo tirarla giù dopo. Quindi l'ho ritirata su e vado a mettere le striscioline e poi la tiro giù. Ok. Adesso ne mettiamo una nel centro qui. Troppo lunga pure l'ho fatta. Ok. Questo è più che gioca. E adesso la mettiamo nell'altro verso. Così, intanto per fare un po' di scena, diciamo. Cerchiamo di metterla così. Olivia fa così, come sto solito. Né Olivia? Ma si piove, ecco. Ho messo tutto quello che è venuta così. Adesso la vado a mettere nel forno, di nuovo sempre il mio telefono, insieme al polpettone, e appena è pronta la sforniamo. Adesso invece, da fare insieme al polpettone, vado a tagliare e lavare questa verza. Salute, signor Manu. Che ti devo dire? E che mi vuoi dire? No, in teoria voi, bambini, dovete stare in casa. Li faccio andare un po', poi ci metto l'aceto e li faccio. Hey gagara! Guardate come si esce. Anche la crostata è cotta. Allora, la crostata ha cotto 40 minuti giusti. Mentre invece il polpettone ha cotto più o meno 50 minuti all'incirca. E la verza fatta crauti è pronta. Buon appetito!